Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti in questo nuovo video più chiacchieroso, perché volevo comunicarvi che i tre JJ sono stati prenotati, tutti e tre. Quindi volevo mostrarvi il secondo, eccolo qua, bello finito, vedete la rosellina tende, bisogna poi farla riprendere un po'. Ok, volevo rispondere a due commentini con voi. Allora, Carla Menezes mi dice anche tu fai compagnia per i nostri giorni. Lei è brasiliana e vuole imparare l'italiano attraverso il gruppo e anche attraverso i video. E io la ringrazio. Spero di parlare l'italiano correttamente il più possibile, anche se non è facile. Un bacione, Carla, ti saluto. Sonia mi dice: Ciao Milena, ti volevo chiedere, ma quei bellissimi pizzetti che escono dalle pagine sono pizzi normali o quei washi tape a pizzo? Lo fanno veramente strabello. Come sempre, i miei complimenti e un bacione. I pizzi sono sia normali e sia cioè, questi due gialli. Scusate perché il riflesso fa venire buio. Questi due gialli sono quelli con l'adesivo, gli altri sono normali. Sì, sono carucci. Poi faccio così che non viene scuro. Allora, mettiamo i cuoricini, che mi piace questa cosa. Sara Luna, sempre cose stupende, curiosità, ma lo straccetto che usi per pulire il timbro o il piano da lavoro è imbevuto di qualcosa, alcol? Usi anche uno spruzzino? Utile così al volo. Allora, io uso lo straccetto in microfibra, questo bello macchiato, è semplice microfibra. E c'è solo acqua, di cui io tengo sempre uno spruzzino anche qui, però questa qui è acqua acida. E avevo già spiegato in altri video che praticamente noi abbiamo l'acqua alcalina da bere, no? E il rubinetto divide per tirar fuori l'acqua alcalina, divide a due rubinettini, uno è acqua acida e uno è acqua alcalina. L'acqua acida è, si può dire, è acqua basica, quindi acqua distillata, ecco. E va molto bene perché disinfetta. Quindi, oltretutto si può usare anche nelle soluzioni e fa proprio l'effetto dell'acqua distillata. Quindi non va male, non puzza e disinfetta. Proprietà detergenti non credo, però io mi trovo bene e a volte, ad esempio qua per il piano, uso Chantecler. Ok, e ti ringrazio, Sara Luna, ti mando un bacione. Ciao cara. Tamara Mascia mi chiede: Milena, che programmi usi per preparare il video con gli acceleramenti e iMovie? Io ho il MacBook Pro, quello portatile, e c'è insieme iMovie che io lo amo perché è semplice da usare, intuitivo e so solo usare quello. Carla risponde al commento di Tamara sotto e mi scrive: Ah, volevo sapere anche, ma puoi fare un video con questo soggetto? Come modifica i video, acceleramenti, musica, voce? Ah, ok, Carla è interessata anche lei all'editing. Io uso appunto iMovie, ma fare un video su questo è un po' un paciocco perché io non so usare quella cosa che, come per dire i videogiochi che fanno i video, i gamer, che fanno i video direttamente. Non so se mi capite, non ripreso lo schermo, proprio direttamente dallo schermo. Oddio, sono un disastro. Io di questo non ci capisco niente. Quindi farlo dal telefono, riprendere lo schermo, secondo me viene malissimo. E poi, non so, guarda, ci penso su, vediamo se riesco a fare qualcosa di carino, ma è davvero, se hai iMovie, è davvero intuitivo usarlo, quindi non è che serva tanto tanto. Principalmente bisogna avere i movie, quindi Carla, fammi sapere. Hai i movie? Se hai i movie, posso provare a fare un video. Allora, quindi mi è partito tutto in alto, ok. Laura Lucia Curci, bellissimo tutto, grazie tesoro, un bacione, Lucia cara. Non so perché fa così, si sta impallando sempre, si impalla l'iPad. Vabbè.
Tamara Masha mi dice: belli, è la prima volta che li vedo spiegati così. Non ci avevo pensato, grazie cara. Riferito al tutorial delle clip, le paper clip. Grazie, un bacione, Tamara. Cuoricino. Su Craft with Me, abbellimenti vari per Junk Journal, Silvana Nicotra mi dice: ma grazie cara, sei sempre generosa di suggerimenti e di idee. Anche io ho usato curcuma e la paprika per colorare la carta. A te non è piaciuto il risultato? Un bacione a te. Grazie Silvana, bacione. Allora, la vedo tanto tanto gialla. Tant'è vero che sullo stesso foglio colorato col curcuma o con la curcuma, ignoranta, ho passato anche del caffè dopo per scurirlo un pochino. Non lo so, mi sembra quasi fosforescente, un giallo davvero troppo, troppo acceso. Vabbè, fosforescente esagerato, però mi sembra un giallo davvero troppo, troppo acceso, ecco. Non lo vedo tantissimo col vintage. Però è un mio gusto personale, poi alla fine colora un pochino, quindi magari ci sta anche bene, no? Però non so se li rifarò. Ritorno, ribadisco. Allora, ok, grazie per la domanda. Valentina Vitali, che meraviglia! Poi l'ultimo abbellimento su cui hai lavorato è stupendo. E io non mi ricordo quale sia, ma guarda come fa, ma perché deve fare così? Brutto antipatico. Ok, ciao Valentina, un bacione. Dolce Debbie mi dice: ma è stupendo, io ci provo a farlo, ma non escono mai così belli come i tuoi. Sempre riferito all'ultimo video, Craft with Me. Ma non è vero, tu fai delle cose bellissime, io lo so. Grazie, Dolce Debbie, ti mando un bacione. Allora, Cinzia Fiorella Graziani, bellissimo quello che hai finito. No, non accorciare i video, io starei delle ore a guardarli, poi oggi l'ultima parte l'ho vista con in braccio il bimbo Perosetto. Ti ringrazio, Cinzia, ho visto il Perosetto, Spillo se non sbaglio, mi pare che si chiama Spillo, non vorrei dire una cavolata però, l'ho visto, ha pubblicato la foto sul gruppo. Amore, bellissimo, lui stava guardando davvero il video. Io li adoro, cioè anche la mia Vicky guardava la televisione, spesso abbaiava e gli saltava anche sopra. E invece Leo no, non lo fa. Comunque grazie per questa condivisione del cagnolino, sai che io li amo. Grazie Cinzia, bacione. Elena Angelino mi dice: bellissimo, bellissimo, non ho parole, sono stupendi questi junk, come hai detto tu, a tutto c'è rimedio. I mini kit poi sono favolosi, crei tutto in modo meraviglioso, cara. Grazie Elena, grazie. Anche tu crei cose stupende. Allora, se la smette di fare così. Rita Silva mi dice: stupendo, che dire di più? Grazie, cara, che dire di più? Un bacione enorme. Allora, Claire 1985 mi dice: l'abbellimento al minuto 19:11 è stupendo. Poi andrò a vedere qual è. Ti ringrazio. Grazie Claire. Maila Tigon, Teagon, non so mai come si pronunciano i nomi, benissimo. Ciao Gioia, tutto meraviglioso come sempre. Stavo pensando che nel prossimo junk ci starebbero bene anche degli inserti di carta da frittura. Mi sembri si chiami carta paglia. Fa un bel effetto vintage. Ok, io ho della carta da frittura, se è quella che dico io. Però ha una parte impermeabile dietro. Fammi sapere che è la stessa di cui. Se è la stessa che dico io, che ha quella parte comunque patinata, tipo cerata. Perché sì, era bella, l'ho presa apposta, ma poi quando ho visto quella parte cerata, pellicolata, come dire. Ha perso, cioè, come la metto nel junk? Sì, devo tirare via la parte. Fammi sapere. Grazie, ti mando un bacione, Maila. Stefania Midali, evviva, finito. Milena, ti scrivo in privato così ci accordiamo sui dettagli della spedizione. Grazie, Stefania. Io poi mi sono dimenticata di mettere il bigliettino dentro il pacco, appunto perché ero talmente concentrata nel proteggere questa parte qua. Stefania poi vedrà che imballaggio che ho fatto. Ci ho messo di tutto, cotone, scatole, sacche, cioè ho messo di tutto.
E mi sono dimenticata di infilare dentro la letterina per Stefania, che io ci tengo le letterine. Vabbè, io ti ringrazio di cuore, comunque, veramente, cioè, mi emoziono, quindi mi dispiace per la letterina, ecco. Ciao Stefania, un bacione. Lucia fa Laila. Ciao Laila, Mila è fantastico. Mi piace molto la pagina ripiegata che fa da tasca, che fa anche da tasca. I fogli blocchetti sono bellissimi, potresti rinforzarli attaccandoli su un foglio craft per il journaling. Ho fatto anche quello. Ho fatto sia semplice sia attaccato comunque addirittura al libricino e tutto quanto. Mi piacciono. Parliamo di questi qui per chi magari. No, non avesse capito questi qui con la frasetta. Per chi non avesse capito di cosa stiamo parlando. Allora, Marica Menozzi, ciao, ciao Laila, un bacione. Marica Menozzi mi dice: lo voglio io il mini kit. Allora, i mini kit sono finiti e devo farne. Avevo fatto vedere nel video cosa stavo facendo. Ma non ho neanche ancora, non l'ho ripreso in mano, ancora no. Sto concentrandomi sui junk per finirli, perché appunto, se no va troppo per le lunghe. E dopodiché mi dedicherò ai mini kit. E se ti andrà, se ti piaceranno, potrai richiedermeli. Ma sempre lei, Marica Menozzi, mi dice: bravissima, è davvero bello bello. Grazie, tesoro, grazie, un bacione. Ah, c'è un commento addirittura sul mio metodo per anticare la carta, un video del mio primo bimestre, credo, su YouTube, quindi si risale a 2 anni fa. Mi dice: bellissimo, grazie. Io gli metto il cuoricino, magari poi risponderò perché non so se viene a vedere tutti i video. Grazie, se per caso capiti anche su questo video, grazie, se no, magari gli risponderò. Allora, su tutorial DIY, perché dimentico sempre la parte finale di DIY, su appunto paper clip facili e veloci, Myla Tigon mi dice: bellissime, grazie. Siccome ci sono prima i commenti dell'ultimo video, e poi se no dovevo andare da sotto, ci ritroviamo nel penultimo video. Carla Menezes mi dice: molto carino, Milena, vado anche a provare. Vado anche a provare, non vado anche a provare, eh? Italiano! Ma hai detto di insegnartelo, io te lo insegno. Anne May Luke mi dice: molto molto carina, ci proverò. Grazie tesoro, Lucrezia, ciao. Rita Silva mi fa l'applauso e i cuoricini e io la ringrazio con tutto il cuore e la saluto. Lena Angelino, sempre sul penultimo video delle paper clips, mi dice: che bella idea, cara. Dove è andata? Grazie per condividerle. Niente, Elena, sono cosette piccole, però facili e veloci, quindi mi è sembrato carino mostrarle. Grazie, bacio. Lucia Curci, sempre su queste clip, carinissime. Ho intravisto la tua scatoletta decorata. Perché non fai vedere tutte le tue scatole che sono carine anche senza fare tutorial, solo per rubarti le idee? Grazie. Ma in realtà io non ne ho tante scatole e in realtà questa qui l'avevo già mostrata e mi rendo conto che andare a beccare tutti i video è un po' un paciocco. Questa qui, gli ho messo il centrino di plastica, l'ho decoupageato, poi gli avevo anche scritto progetti junk, però è saltato via tutto perché non l'ho decoupageata. E invece questi adesivetti così, dei cinesini, diciamo che è meglio decoupagiarli. Questo qua c'era già, vedete, non è niente di eccezionale, l'ho fatta in acrilico, anche dentro l'ho pitturata tutta con l'acrilico, niente di che. E poi c'è l'altra, però vedi, è davvero, questa non è una decorazione, cioè non è una scatola bella, è solo che avevo questi materiali che mi giravano e avevo bisogno di farmi questa scatola dove dentro, appena avrò un po' di abbellimenti pronti, li metterò, ma sarà difficile perché facendo anche i mini kit
Vanno subito, non ho bisogno di una scatola. Vedi, proprio semplice, semplice, anche bruttina. Anche la scatola, no, questa qua era già così. Quindi niente, per quello non le, questa forse non l'avevo mostrata, proprio perché è una scatola così, proprio buttata lì alla veloce. Comunque, quelle queste due, le altre, a parte quella lì gialla, vedete, anche questa, vedete quanti difetti che ha, viene via lo scotch, siccome era forato qua ho messo uno scotch, ma salta via, è bruttina, è fatta davvero veloce veloce questa per buttarci dentro gli abbellimenti che devo usare, e dovevo ancora finire, volevo ancora metterci qualcosa sopra, ma alla fine resterà così, Comunque grazie cara, e ti mando un bacione, ciao Lucia. Allora, Carla Menezes è andata anche lei, è andata indietro nei video e ha visto il mio metodo per fare la carta a mano, il tutorial che avevo fatto, e mi scrive: quando penso che fai tutto nella vita, una sola T, vedo questo video, sei bravissima, ti ringrazio. Allora, quando penso di aver fatto tutto nella vita, vedo questo video e imparo una cosa nuova praticamente, ti ringrazio. Grazie a te Carla! Bacione, sei troppo dolce, poi è bravissima e fa delle cose stupende. Allora, poi siamo quasi arrivati al fondo, tutorial di paper clip facili e veloci. Manuela Livia Bella mi dice: simpatica davvero, è molto facile, ottima idea per cambiare. Grazie, grazie a te Manuela, bacione. Claire 85, grazie Milena, adesso con tutti i passaggi è molto più facile, penso che diano un tocco in più alle pagine invece delle solite graffette, le farò presto. Era lei che mi aveva chiesto il video, appunto, tutorial, e io l'ho contentata subito. Grazie Claire, chiedete sempre, ripeto, se c'è una cosetta che faccio carina, chiedetemi pure che io ve la mostro. Silvana Nicotra, basta, siamo arrivati al video in cui ho risposto alle domande, quindi ho finito di rispondere. Ma qualche roba, è proprio tonto poverino. Ok, si rillumini tutto, grazie. Allora, volevo mostrarvi il JJ che ho finito, il secondo, manca ancora uno, però voglio farlo e voglio anche metterlo poi l'altro. Devo scattare le foto dal video per mettere nel gruppo, perché non ce l'ho più, l'ho spedito. Questo invece devo ricordarmi di fargli le foto per ricordo, per me. Io tengo questa cartella nel gruppo, se le cose sono libere, boh, ok, se no io le metto lo stesso, perché mi piace proprio avere una cartella virtuale dove andare a sfogliare queste cose. Allora, qui ho messo una clip che avevo già fatto, mi sembrava che ci stesse bene con i colori. E qui l'ho fatta, non clip, l'ho agganciata a queste spille sempre, a goccia, e l'ho fatta in modo molto semplice con due perline. Allora, ecco qua, questo mi sono passata, è quello che ho lasciato il nastro bello lungo, e allora qui ve l'avevo mostrato se non sbaglio, sì, anche qui, perché mi ricordo, ok, qui anche questa paper clip l'avevate vista, qui anche questo, ecco, eravamo arrivati qui a fare questo abbellimento. Ok, poi cosa ho fatto? Timbrate qui, vi ricordate che c'era questa parte scura, c'era la carta di qua carina, ma di qua non mi piaceva, e allora ho attaccato così in modo che si possa sia scrivere e sia ho creato una tasca con un abbellimento semplice, però qua dietro si può sempre scrivere, e quindi ho creato altre due paginette. Qua ho messo un pizzetto, timbrate, timbratine, l'ho lasciato libero, e qui ho messo questa tasca fatta con le mie carte da collage e un abbellimento qua, che praticamente girandolo diventa così. C'è troppa luce,
Non si vede. Ok. Boh, mi sembrava un'altra cosa curiosa. E questo fiore c'era già, gli ho solo messo un abbellimento, una perlina in mezzo. Poi la busta delle poste l'ho abbellita in questo modo. Ho messo il pizzo e questo qui è quello lì adesivo, quindi sono riuscita a fargli la curvatura della busta. Ho fatto degli stencil da qua e faccio il segno della posta. Qui ho messo, cercando di centrare le immagini, ho messo degli abbellimenti dove è possibile sempre scrivere. Qui. No. Così. E anche qui è possibile scrivere. Così. E qui ho lasciato così. Allora, poi qua finisce un taccuino e qua inizia l'altro. Qui è l'altra parte che veniva al contrario, la dama, diciamo, che però avevo attaccato al contrario. Ho recuperato in questo modo. Ho distrutto un abbellimento che avevo fatto con una busta. Tanto era talmente grossa che dentro un JJ non ci sarebbe mai stato, quindi l'ho ridotto. Qua infatti salta fuori la scrittina, ma secondo me ci sta. Qui ho fatto una semplicissima lettera fustellata e con un po' di decoupage, quindi da una parte salta fuori questa parte qui fustellata e di qui ancora. Ho messo i miei amati bigliettini ridotto perché non ci sarebbe, se no, non ci stava dentro e anche qui si può fare appunto journaling. Sì, le faccio sempre queste cose. E qui l'immagine è fissa, è attaccata da dentro proprio, quindi resta decorato in questo modo. Ok. Poi qui ho fatto un'altra delle clip, ormai ci ho preso gusto a fare questo tipo di clip, questo modo col pennacchio e no, il pennacchio è dietro, che bugiarda che sono. Ho messo questo fiore e un charm fatto in quel modo che vi ho mostrato nel tutorial, timbrate con foglioline così e vagamente a tema fiori, no? Ma molto vagamente, quindi mi sono divertita a fare un po' di, vedete, stencil anche. Con i fiori ho lasciato la chiave, tra l'altro un po' passato il colore perché ho usato i distress. Ecco, qui è tutto libero, libero, libero. E charm. E qui c'è questa parte che era quella al contrario, che la tasca veniva da giù. Quindi l'ho rifatta, ho tagliato leggermente qua, quindi ho fatto l'accesso alla busta da questa parte. Qui ho fatto altra carta su cui poter scrivere o attaccare foto, o lo dico sempre, nel senso no. E però è abbellita in questo modo e arriva solo fin qui, eh. E qui ho fatto due piccoli abbellimenti. Con lo stesso tema, poi uno questi qui li può usare anche per farci delle tasche, lo attacca qua e qua ed è anche carino. Uno gli abbellimenti li usa un po' come si sente di usare. Di qua ho messo solo così. Qui ho fatto una tasca, questa era l'altra parte che veniva al contrario, però essendo solo un pezzettino così, ho pensato di ripiegarlo e di fare solo una tasca. E qua c'è una tag su cui dietro si può sempre scrivere. Una tag, ho usato il mio questo qui. È un'altra cosa di stamperia che non mi entusiasma come vengono le cose. Credo che non comprerò più niente di timbri di stamperia, non ne prenderò più. Qui pagine libere.
Qui ho fatto un po' di decoupage. No, 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 solo col Prit, cioè con la colla stick, però è carta di riso. Qui è libero. Libero. Qui ho fatto una clip cucendo proprio un pizzo con, poi ho attaccato una perlina rinforzandola anche col Vinavid perché sennò avevo paura che scappasse via ed è veramente carina secondo me. E anche qui ho fatto una busta di quelle lì in questo modo. Che sono belle decorative e possono essere utilizzate. Belle e utili, diciamo, no? Op, là. E basta. Ok, quindi anche questo è pronto per la partenza. Adesso mi devo dare da fare con l'ultimo JJ. E purtroppo questa rosellina, essendo di carta, quando vi arriverà, se vi arriva schiacciata, dovete solo tirarla un po' su. Ok. Io direi che per questo video però è tutto. L'ho detto, era un video più che altro chiacchieroso per mostrarvi l'ultimo JJ. Quindi non mi resta che salutarvi, ringraziarvi con tutto il cuore, mandarvi un mondo di baci e tanta, tanta positività e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!